Buongiorno web spettatore, anche questa mattina siamo con voi e ci stiamo chiedendo cosa sta succedendo al governo. Si è parlato di un decreto legge corposo. Ieri sera abbiamo appreso che si abbandona questa strada del decreto legge e invece ci sarà un disegno di legge. Abbiamo in linea il professor Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della GILDA, che sembra sia l'unica organizzazione sindacale ad essersi mossa in tempo rapidissimo con un appello al Presidente della Repubblica. Professore, buongiorno. Cosa sta succedendo? E alcune redazioni di giornale hanno anche avuto la bozza, io stesso l'ho vista, e un vero e proprio mostro giuridico, cioè un decretone di una trentina di articoli che col quale praticamente andava a toccare tutto lo stato giuridico ed economico degli insegnanti, organizzava la carriera, perfino c'era un concorso dentro per l'assunzione di personale dei provveditorati. Mostruoso perché tutti sanno che la Costituzione riserva i decreti legge soltanto a provvedimenti di straordinaria urgenza. Qui invece si era saltata la discussione con i sindacati e adesso si voleva scavalcare addirittura il Parlamento. Rispetto a questo, domenica la GILDA degli insegnanti si è mossa, ha predisposto non solo un comunicato ma un messaggio per il Capo dello Stato. Questo messaggio in poche ore attraverso i social media è stato ripreso da migliaia di insegnanti che hanno inondato il Quirinale di proteste e sembra che l'effetto sia stato raggiunto e che il Presidente del Consiglio stia facendo una rapida retromarcia riportando il discorso nell'alveo del Parlamento dove si potrà aprire un minimo di dibattito prima di procedere magari con provvedimenti frettolosi che possono portare un grave danno alla scuola italiana. Ci sono quindi spazi adesso per una discussione vera, più ampia? Si aprono quantomeno gli spazi della normale democrazia, perché ci saranno le commissioni parlamentari, il Parlamento stesso, noi potremo rivolgerci ai parlamentari e fare le nostre osservazioni, mi auguro, e cercare di migliorare questo disegno di legge quando l'avremo visto, perché io oggi ho in mano la bozza predisposta per il decreto legge. Appena avrete il testo definitivo, quello ufficiale, faremo un commento più approfondito. Voglio dire solo una cosa ancora, dica, ai web spettatori. Voglio dire che l'unico decreto legge che il governo avrebbe il dovere di fare oggi è quello per l'assunzione dei precari, per non prenderli ancora una volta in giro. Ma visto che lei ha detto ai lavori, insomma, secondo lei anche con un decreto legge si farebbe in tempo ad assumere i precari e dare alle scuole, diciamo, gli insegnanti dal primo di settembre? Sicuramente sì, tecnicamente è ancora possibile. Voglio dire ancora una cosa, che nella bozza di decreto legge non c'era nessuna determinazione del numero dei precari da assumere, stava solo scritto che si assumevano i vincitori di concorso e quelli delle graduatorie di esaurimento nel limite dei posti vacanti disponibili. E quanti sono questi posti vacanti disponibili? Ma guardi, i posti vacanti disponibili sono soltanto quelli del turnover e poi quelli che avrebbero determinato quel famoso organico funzionale, però i numeri neppure sulla bozza del decreto c'erano, perché non sappiamo ancora qual è l'intenzione, a quanto ammonterebbe questo organico funzionale o cosiddetto organico dell'autonomia. Quindi noi possiamo dire che i numeri certi sono quelli che derivano dai pensionamenti? Beh sì, esatto, che sono pochi comunque, perché possono essere attorno ai 30.000. Bene, la ringraziamo e le auguriamo buona giornata, ci tenga informati, grazie.